Nuova edizione di 100 Notizie Sport, ben ritrovati. Dunque, la notizia del giorno è quella che il Taranto offre praticamente uno spettacolo, quello di domenica prossima tra Taranto e Cerignola a prezzi popolari. Questo il comunicato per il match in programma domenica prossima alle 14.30 allo stadio Erasmo Iacovone, valevole per la quarta giornata di ritorno. Il Taranto invita a raccolta i suoi tifosi, infatti per riempire lo Iacovone ci saranno prezzi ridotti in tutti i settori. Per donne e bambini under 12 il biglietto sarà venduto al prezzo speciale di 1 euro per ogni settore dello stadio, ad eccezione della curva, il cui costo sarà di 50 centesimi. Per gli abbonati invece ci sarà la possibilità di assistere gratuitamente alla prossima gara pro Taranto. La società comunica inoltre che la gara sarà anche riproposta l'iniziativa Scendi in campo con i rossoblù, come già accaduto nella sfida contro l'Altamura, ossia 11 bambini under 10 scenderanno in campo assieme alla squadra del Taranto con la divisa ufficiale che sarà fornita dalla società del presidente Massimo Giove per effettuare questa richiesta per poter entrare con i giocatori rossoblù. L'indirizzo è il solito: accrediti@tarantofc.it. Ricordiamo che i tagliandi potranno essere acquistati in qualsiasi punto booking show per quanto riguarda il Taranto. I prezzi ve li ricorderemo tra pochissimo. Sentiamo il grande protagonista adesso della gara contro nell'ultima gara contro la Sarnese, ossia D'Agostino, autore di una tripletta. Che significato ha questo successo per il Taranto, che è il quarto consecutivo della serie? Tra l'altro, da quando sei arrivato il Taranto vince, punto e basta. No, hai detto benissimo, oggi l'importante era vincere, anche così, anche magari con una partita non giocata ai massimi nostri livelli come con l'Altamura o come le altre a Aversa e a Torre del Greco. Oggi l'importante era vincere, perché ha un significato veramente importante sia per noi che per la piazza, credo, e siamo in una posizione che dobbiamo fare di più del normale. Sappiamo che queste quattro vittorie, siamo sempre a 11 punti, quindi non possiamo permetterci di sbagliare nessuna partita, neanche un primo tempo, perché siamo in una posizione che non possiamo assolutamente permetterci errori. Senti, parliamo di te, perché hai fatto una tripletta, non è che si fa tutte le domeniche una tripletta, e tra l'altro pesante, perché ha portato 3 punti, una partita, ecco, qui direbbero con la cazzimma giusta, no? No, guarda, sono contentissimo, mi è capitato già un po' di volte di fare triplette, era credo 2 anni ora che non mi succedeva, sono contento. Quest'anno ho fatto 11 gol, tutti un gol a partita, neanche una doppietta. Oggi è arrivata una tripletta, siamo a 13 o 14, dipende, quindi a livello personale sono contento, ma ti ripeto, oggi era veramente importante vincere anche 0-1 con un autogol, perché sappiamo la piazza che è Taranto, sappiamo il significato di questa vittoria per domenica e speriamo di avere un Iacovone incredibile domenica. Abbiamo parlato di vittoria strameritata dal Taranto, perché se poi andiamo a rivedere le azioni che sono state costruite dopo il 2-2 fino al 3-2, ce ne sono state almeno 3 sbagliate clamorosamente, tu per tu col portiere, quindi no. Tu come la vedi? No, sono d'accordo, ma essere così anche un po' imbronciati tra virgolette da parte nostra fa capire quanto crediamo in noi stessi e quanto vogliamo e teniamo a questo miracolo, perché dopo una vittoria così bisognerebbe essere solo che contenti e festeggiare. Invece noi, nonostante, ti ripeto, poi una ripresa, una reazione da squadra vera in un campo difficilissimo, stiamo andando a guardare quello che non è andato bene per poi non ricommetterlo più, e questo è una grandissima dote che ne abbiamo parlato subito a fine secondo tempo, a fine partita, perché non vogliamo lasciare nulla al caso, perché siamo nella condizione di non poterlo fare se vogliamo ambire a qualcosa, se no si può fare, lasciare andare tutto. Allora, vi ricordo ancora una volta, per Taranto Cerignola prezzi popolari: 50 centesimi il costo della curva, 1,50 quello di gradinata, 3 euro per i biglietti di tribuna laterale, 30 euro invece per la tribuna centrale, al quale vanno poi naturalmente sommati i costi di prevendita. Per donne e bambine under 12, 50 centesimi il costo della curva, 1 euro per i biglietti di gradinata, 1 euro tribuna laterale e centrale. A questi naturalmente si aggiungerà naturalmente
a questi non si aggiungerà il diritto di prevendita. Per quanto riguarda invece i disabili, al 100% l'ingresso è gratuito in tribuna laterale, naturalmente previa consegna per quanto riguarda la documentazione necessaria per poter accedere al settore. Andiamo avanti adesso con la Virtus Francavilla, è stato ospite di calcio il direttore generale Domenico Fracchiolla, sentiamolo con il nostro Fabrizio Canenello e Gianni Sebastio alla conduzione naturalmente della trasmissione. Riuscirà la Virtus Francavilla da qui al 31 gennaio, e vengo alla domanda, a trattenere i suoi gioielli? Fino a dove ci siamo riusciti? Ora capiamo, in realtà offerte, non ci sono arrivate offerte importanti che ci hanno fatto vacillare, non sono arrivate. Qualora dovessero arrivare, chiaramente noi abbiamo le nostre idee e capiremo col Presidente cosa fare. Io penso che non bisogna mai scordarsi dove si è partiti, perché tutti questi giocatori devono dire grazie a una società splendida, un presidente importante che dà ai propri giocatori e ai propri collaboratori le perfette condizioni per lavorare, quindi non bisogna dimenticarsi di ciò. E quindi non ti nego che molti calciatori vorrebbero rimanere qui. Poi è chiaro che il mercato è particolare, vediamo cosa accadrà. Ad oggi, secondo me, noi ci siamo rinforzati, contrariamente da quello che tutti pensavano, perché tutti immaginavano un mercato nostro fatto solo di uscite di giovani, invece sono arrivati, secondo me, due colpi, il portiere Soloni, che è un portiere importante dallo Spezia, e Lugo Martinez, che secondo me fanno capire che noi abbiamo voglia di fare. Poi è chiaro, di fronte alle offerte importanti potremmo vacillare, ma al momento non sono arrivato. Direttore, vorrei tornare un attimo al campionato, perché c'è una bella vetrina, cioè il Cibali lunedì prossimo nel posticipo della terza di ritorno. Ecco, faccio una battuta per introdurre, per dare in là questa domanda. Molti da Lecce, se non tutta Lecce, ti farà Virtus Francavilla, no? E siamo contenti. Vabbè, noi dobbiamo pensare a fare il risultato, perché per noi è fondamentale la partita, perché può essere un crocevia importante, perché abbiamo un girone di ritorno dove avremo tutti gli a parte Catania, tutte le altre squadre che lottano per i playoff verranno a giocare da noi, e noi in casa ad oggi abbiamo fatto un grande campionato, quindi siamo molto motivati per fare un girone di ritorno importante. Catania è sicuramente una gara che non dobbiamo sbagliare, perché poi di lì abbiamo il Rende in casa, e secondo me se riusciamo a uscire indenni dal Cibali ci possiamo realmente divertire. A quel punto cambierebbero anche le idee del campionato. Vediamo un po' di gol per quanto riguarda l'eccellenza e la promozione dopo aver visto ieri i risultati. Partiamo dalla Vetrana, che con il rigore di Cappellini è riuscita a superare l'Otranto con il punteggio di 1-0. Gol importante che permette alla Vetrana di essere nelle zone d'alta classifica. Per quanto riguarda la formazione biancazzurra, un successo, ripetiamo, ancora una volta importante per quanto riguarda la formazione bianco-rossa, che adesso deve dare continuità per quanto visto. Due sole sconfitte in campionato per la Vetrana. Andiamo avanti con la gara del Martina, disputata in casa contro lo Spinazzola, in attesa di poter vedere naturalmente quello che accadrà in Coppa Italia. Martina che ha vinto per 2-0 grazie ai gol di Jonai e di Carlucci. Queste le reti, le immagini per quanto riguarda la Vetrana, come sempre fornite dalla pagina YouTube di Tommaso Famai, per quanto riguarda il Martina dall'ufficio stampa proprio della formazione martinese, così come dall'ufficio stampa del Ginosa. Ci forniscono e vediamo i tre gol con cui il Terlizzi ha superato il Ginosa, appunto una sconfitta pesante per il Ginosa. Anche il Ginosa sarà in Coppa Italia. I gol di Schirone, Cannillo e Di Francesco nella ripresa per il Terlizzi, tre gol pesanti per quanto riguarda il morale di un Ginosa che deve cercare di trovare le giuste energie. Ricordo che il Ginosa giocherà in Coppa Italia, deve recuperare un gol contro la Vigor Moles, mentre invece due ne deve recuperare il Martina, anche se lì si è in attesa di una sentenza per capire se ci sarà un 3-0 a tavolino contro il Mesagne. Invece lo Stuni si prepara al big match di domenica prossima al Franco
Franco Fanuzzi contro la formazione del Brindisi, vittoria per 2-0 contro il Carovigno con i gol di Petruzzella e Danese, un gol per tempo che hanno permesso di rimanere a meno uno dal Brindisi. Domenica prossima, come detto, la gara che potrebbe essere quella decisiva per quanto riguarda il campionato. Un ringraziamento naturalmente per quel che riguarda Ostuni Notizie, così come per quanto riguarda il match che ha portato la prima vittoria del Massafra per 5-3. Le immagini sono di Vivi Massafra Telesud con i gol, i 5 gol di Cara, il quale però sul punteggio di 4-0 il Massafra ha subito i gol da parte di Rollo, doppietta e di Libertini. È stata una partita particolare quella vissuta dalla formazione giallorossa, che comunque ha conquistato 3 punti fondamentali per cercare di lasciare quanto prima l'ultima posizione in classifica nel campionato di promozione girone B. Ricordiamo l'ultimo posto che è praticamente d'inizio campionato per quanto riguarda la formazione del Massafra, che sta cercando di evitare la retrocessione in prima categoria. Comunque grande il contributo da parte di Camarà per quel che riguarda proprio i gol realizzati da parte della formazione del Massafra. Il gol di Camarà è arrivato sul finale, sul punteggio, la quinta rete, sul punteggio di, come detto, di 4-3. Poi c'è stato questo spavento, insomma, per quel che riguarda la formazione massafrese. Adesso andiamo avanti con gli altri sport, in particolar modo con il volley. L'LD Taranto, che nonostante gli acquisti di mercato, cade in casa. Sentiamo il presidente onorario Fabio Tagarelli. Sì, una flessione anche, devo dire, abbastanza ingiustificabile, rispetto alla quale dobbiamo anche farci delle domande e sentirci tutti un po' responsabili, noi della società, il coach e i giocatori. È chiaro che dobbiamo immaginare che l'ingresso di 3 nuovi giocatori determini anche un periodo di, diciamo, comprensione di quelli che sono i nuovi giocatori. Bisogna amalgamare delle persone che fino all'altro giorno non giocavano insieme. Però è una cosa che dirò ai ragazzi con serenità, forse, è quella che il quarto set, e al di là della difficoltà di ambientamento, ci saremmo aspettati una reazione un pochino più forte, una partita al quarto set che si poteva ancora riequilibrare e che ci avrebbe comunque permesso di giocarsi tutto al quinto set. Questo non è successo e dobbiamo farci delle domande. Se ne deve fare l'allenatore, ce lo dobbiamo fare noi come società e se le devono fare i giocatori. Protagonisti nel prossimo servizio sono Marcello De Cesare, presidente dell'Amico Crass, e Giacomo Leone, presidente regionale della Federazione Atletica Leggera. Andiamoli ad ascoltare in quella che è stata la giornata di festa per il termine della scorsa annata solare e l'inizio di questo 2018 proprio dell'Amico Crass Taranto. Ci troviamo qui a Palamazzola per festeggiare la festa di fine anno e inizio dell'anno nuovo dell'Amico Crass Taranto, con la speranza di avere ottimi risultati nel 2018 come nell'anno 2017. Abbiamo tantissimi ragazzi, tantissimi atleti che quest'anno si manifesteranno nelle gare agonistiche con la speranza di avere ottimi risultati. Come ogni anno, giustamente, dedica una giornata di festeggiamenti a tutti i ragazzi che ogni giorno si allenano sul campo scuola di Taranto, pur nelle difficoltà di una struttura ormai fatiscente, però riescono a portare ancora risultati di un certo livello per l'Atletica Pugliese. L'Atletica Pugliese che viene da una stagione esaltante con tantissimi risultati dalle categorie giovanili, dalle categorie assolute. Abbiamo finalmente una squadra che disputerà la Serie A dell'Atletica Leggera, e questo non accadeva almeno da 20 anni. Abbiamo avuto una splendida medaglia di bronzo, campione del mondo di Londra, e una ragazza di Mottola, quindi Antonella Palmisano, e ancora una volta la Puglia è stata porta in alto la bandiera dello sport italiano tutto. Quest'anno sarà ancora un anno di crescita, continuo ad investire tantissimo con
fondi a disposizione affinché le società di atletica possano continuare a investire soprattutto su questi, ragazzi che sono il nostro futuro. Grazie a Roberto Ingenito in regia, il più cordiale saluto, gentili amici, e buon proseguimento con i programmi di Studio 100.